the chick running around in the Prismarium. Pretty than me, huh? Next, why the don't you have a go at stacking that choco chip on your head? Here, watch, I'll just show you. Oh, now I get it. So when I saw you perched on Lon's head back in Ninewood Hills, that's what you call stacking. Yep, that's the right. While I'm up to here, I get to take it nice and easy. Is that stacking or slacking? When you create a stack, the HP of everyone in the stack gets the added together. Like they say, strength in the numbers. Oh, so it's like combining into a super robot. Better than yet, your magic and other abilities have the potential to change too. It all depends on how your stack is configured. Huh? Oh, I don't need any action figures when I get to blast out super attacks like a super robot. Well, just be the careful. Stacking doesn't then make you invincible. Some of the enemy attacks have the power to unstack you. In other words, bye-bye super robot, so to speak. Wowzers. It does sound like bad news. It's true that we are individually the weaker when we're unstacked, but look on the bright side. Since we each get our own the turn in battle, we can use the extra moves to have one number attack and another the heal. It can be very the helpful. Depending on the situation, you might even decide to unstack yourselves by choice. Think the carefully and choose the best setup for the job. Vabbè, io tengo sempre la pila così, non è che io so tanto, una che cambia nelle cose, me le danno, io tengo le cose come me le danno, non sono tanto creativa, ma se voi volete che a volte smulti la pila, vabbè. Guarda i pili dei miei agi, le statistiche, di tutti i membri della pila si sommano, quindi potenza, forza magica, difesa normale, PV, soprattutto i PV mi interessano a me. Anche per le magie possono cambiare secondo la formazione della pila. Alcune abilità particolarmente potenti funzionano solo con il compagno giusto. Una pila è sempre più forte dei suoi componenti presi separatamente. Ma c'è un lato negativo, anche i punti deboli di ciascuno vengono condivisi, quindi i pericoli sono sempre inaguati. Però le povere metti che mi smonta la pila che era, mancava 20% di PV e tutti i personaggini che hanno uniti adesso che sto tipo sono rimesso smontata la pila, mi ha smontato la pila, sono tutti quanti a 20% di PV, insomma, come hanno prima, insomma, quindi per parte delle pile, dal menu facendo la schermata assetto pile, in cui potrai decidere quali viaggi per il tuo fianco o sulla testa in battaglia. È consigliabile predisporre uno schieramento sia per la forma di lichina che quella per che per quella gigante. Per non farti cogliere il sorpreso da uno scontro previsto mentre esplori Grimor. Le pile possono essere composte da un massimo di 3 membri e seguono una semplice regola. Più piccoli vanno sopra e più grandi. Più sperimenti e divertiti. Vedrai che capirai a volo. A Rain, a Lan e ai loro miraggi sono assegnate delle taglie. S, M e L. Se rispettivamente sembra le taglie dei vestiti. Stretto, mezzo e largo. Nelle tue pile le creature di taglia L vanno in basso, quella di taglia M vanno in mezzo e quella di taglia S vanno in alto. Chiaro, no? Quando lei, quando lei, tutte volte dico lei, perché lei? Quando lei nel lancio gigante hanno taglia L, quindi i miracci sono sempre pilati sopra di loro. Quando sono i ricchini però hanno taglia M, quindi le cose sono leggermente più complicate. Possono infatti posizionarsi sia sopra un miraggio di taglia L sia sotto un miraggio di taglia S contemporaneamente. By the way, you two can just switch between giant size and lilikin size. Depending on your size, you can make different stacks. You aren't be allowed to put big things on top of the small things when creating a stack. So, to get on top of a mirage, you need to be in lilikin form. The best way to learn is to try it once you've rounded up a few more mirages. You'll pick it up in no time. Deve esserci un modo per uscire al bosco, c'è scritto sopra l'obiettivo lì in alto. Intanto vedo che ci sono le abilità. Intanto quelli segnati al tick sono i personaggi che sono nelle pile. Andiamo in assetto pile mentre. E per il momento appunto sono segnati col tick i lichini perché appunto sono rare e lei, cioè se c'è. Rinellana, ce l'ho messo nell'illichina. Allora, quindi adesso l'idea di fare così, porta. Metto questo giacobino qui in testa. Anzi, no. Metto il giacobino all'an. Ok, ma ha detto che se metto il miraggio qua, ovviamente si toglie perché non si moltiplicano come il pane e i pesci di Gesù.
Però adesso loro in versione qua non c'hanno in versione gigante, non c'hanno niente, non c'è niente perché appunto li ho messi solo su Lilichina. Ma teoricamente, come ho capito, 267-69. No, diventa più piccoli. Vabbè, stiamo Lilichini per il momento. Aspetta. Posso saltare? Ma che ne sapevo io che posso saltare con cieco? Ma perché non me lo dite? Ma there's nowhere else to go. What are we gonna do? A mirage too? Not in the traditional sense of the word, but you'll see these pests all over Grimoire. And unless you can give them what they want, they'll give you a hard time and block the way. So what is it they want? It really depends on the guinea golem. So the first thing you'll have to do is examine. Andiamo a dare un'occhiata al golem goloso. Give me! I suoi occhi brillano solo per una foglia frastagliata. Vabbè, dove la trovo in foglia frastagliata? That chocolate chick you just imprisoned ought to be able to track the down what we need. But first things the first, you're going to have to unlock the right ability on the chocolate chick's the mirage board. Mi ha già potenziamento scumiraggio previsto di un provvisto. Dove sono finite? Dove finite? Stagliate dei giorni tanti. Ciascun miraggio più visto di un proprio mega giaro in cui vengono scattate di nuove potenze da prendere potenziali realizzabili. Insomma, sono abilità sbloccabili tipo lì in testa. Abilità bonus, passivi e così via. Ogni spazio sul miraggio riserva sorprese. Per sbloccarli dovrai usare punti tecnica PT. I guadagnati dal miraggio saranno di livello. Alcuni spazi sui miraggi possono essere sbloccati solo quando si soddisfano condizioni particolari. Ma con un po' di sforzo ci riuscirai. Non demortere! Quando imparano l'abilità scorte, i miraggiari possono seguire l'anegai sul campo accompagnati dall'espansione di Grimo. Se squarci sopra i miraggi con questa abilità puoi passare da uno all'altro con le freccette. A volte i miraggi porti a passeggio possono trovare oggetti utili. Prova ad andare in posti diversi portando con te i miraggi diversi. Chissà che non scovino qualche tesoro. Va bene, che adesso dobbiamo andare ai miraggiari. Andiamo sul ciocobino. Quelli le cose quadrati tipo oscurati, suonate meno che le sue tipo trasfigurazioni, si chiamano così. Che possiamo ottenere appunto se aggiungiamo le seguenti statistiche, poi aggiungiamo il cosino qui. Ma ad ogni modo, scorta! Mi caso secondo me è una. Io non dico più niente. Hai preso scorta, a parte leggere le altre cose, non dico più niente. Quindi ora teoricamente eccola qui. Teoricamente come c'era scritto nel visto nell'immagine. Eccolo qui. Una foglia frastagliata, giusto giusto. Diamogli la foglia frastagliata. Whoa, it vanished. That's so cool. I guess the choco chick found us just the item we needed. Yep, yep. With the help of a mirage of the two, there's nothing that you can't accomplish. And mirage boards are for much the more than unlocking abilities. You can also use them to change your mirages into new and the powerful forms. So be sure to keep on the leveling up and working on your mirage boards. Pretty soon you'll be bouncing and the trouncing across Grimoire like a pair of the pros. Chissà cos'altro, che cos'altro ti attende più avanti. Vabbè, andiamo, io c'è con la mappa lì in alto a destra, se la vedete. Poi qui c'è tutto il zebra, forse mi spiace l'ho preso. Tre pozioni, bene. So, Toma, I noticed mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the mirages you see in Grimoire don't actually technically belong in this world. And so, when one of you guys gives them to old K.O., they can't maintain their presence here anymore.
weird. Who was it that told me all this before? It's like right there on the tip of my tongue. Sentimenti, sensazioni strane. Ad ogni modo, lì c'è un coso e si volevo semplicemente dirvi, infatti tutti i miliardi che ci sono sono niente meno che mostri di Final Fantasy. Tutte le serie di Final Fantasy, tipo Chocobin, mostri ciascuno di Final Fantasy. What's this? This is the call of Mirkrift. Inside you're the lightning to find mirages that are, shall we say? Mirages? Oh man, let's go catch them. This one's not very cute. Che casini che vai a fare. Solitamente le macabre ci ospitano miraggi strani, rari e particolarmente pericolosi. Se davvero vuoi esplorarne una, faresti bene preparata dove prima di entrare, anziché gettartici a capofitto come fa certa gente. All'inizio la maggior parte dei miraggi delle macabrecce sarà decisamente troppo potente per te, non ti lascia speranza come conto. Se non vuoi prendere una bella batosta, ti conviene tornare quando sarai più forte. No, ovviamente non ce la facciamo. Non ce la faremo mai. Ma da quanto poco vi faccio. Beh, appunto, in un colpo ha fatto fuori la pila di Ran. La pila di Ran. Questo è un behemoth, se qualcuno non l'avesse capito. E non ho capito, ma c'ha delle ali. C'ha delle mini ali sulla schiena. Il behemoth è questo bestiole che mi ha appena ammazzato. Ed è uno dei mostri più fighi della saga di Final Fantasy. It's true. That mirage in the Mirkrift did kinda... Well, I'm still alive. Yes. That's because someone intervened. Right at the moment of your demise. And made it so the battle never happened. Wow, you can really do that? Of course. Although Tom is the one who does it. That's the right! I have the power to rewind time a little. And then to whisk you to safety. Although, it costs me a life to do it, so I hope you don't mind if I rest for a little the while afterwards. A life? You might not believe it, but I've actually got multiple lives. Back there, I had to sacrifice one of those lives to turn back time and to save you. You see, this girl with the ribbon that showed up in my dreams, she's the one who taught me how to do it. That makes zero sense and kind of freaks me out, but Tom, I'm impressed. Thanks! Oh, but just so you know, I can only then use my powers to protect the two of you specifically, and only the if you lose a fight, like what happened to you in the Mirkrift. Oh, the yeah! And I can always then recover my lives if you stay here and let me the rest of spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second the chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself silly. Yes, sir. Thanks, Tomo. We really owe you one. Especially Lon, who didn't have the good sense to listen before diving in. Yeah, Momento, eh?